Dicevo a proposito di estraneità, anche Il primo uomo è un film sull'estraneità, perché in fondo il protagonista è comunque uno straniero, è un francese che è straniero in Francia ed è un algerino che è uno straniero in Algeria. Posso dire una cosa, che il protagonista del primo uomo è straniero, non estraneo, anzi il suo... anche la sua colpa, perché diciamo che forse in questi ultimi mesi, forse nell'ultimo anno, si ricomincia in Francia a parlare di Camus con interesse vero, ma prima c'è stata sempre l'ombra della sinistra, l'ombra di Sartre, che ha un po' offuscato, perché quando lui dice, e nel film glielo faccio ripetere, in una maniera non così... io penso volgare, come spesso si suole intendere, quando lui dice, rivolto agli algerini, rivolto a quelli che mettono le bombe sugli autobus, le bombe in strada, dice: se una di queste bombe colpirà mia madre, io sarò vostro nemico, mentre oggi io sono dalla vostra parte. Parla gli arabi, mentre oggi sono dalla vostra parte. Se un giorno succedesse questo, cioè che mia madre venisse ferita, ma non perché mia madre, ma come qualunque innocente venisse ferito a morte anche da questa cosa, io sarei vostro nemico. E poi qual è la vulgata di tutto questo? Che è stata attribuita a Camus la frase: tra la giustizia e mia madre, io sono per mia madre, che sono due cose assolutamente, voglio dire, da non mettere uno di fronte all'altra, no? È come dire, che ne so, io tra una pasta asciutta e un babà preferisco, che ne so, le fragole, cioè, voglio dire, sono cose da non mettere minimamente uno di fronte all'altra, no? Quindi non è, e questa frase gli viene attribuita da anni, da decenni, da quando lui vinse il Nobel, che si dice che lui abbia detto all'Accademia svedese questa frase qua, che non ha mai pronunciato in vita sua. E io l'ho riportata, l'ho raddrizzata proprio in questa scena che citavo prima della radio, quando per un aggettivo io chiamavo la figlia di Camus e dicevo: ma questo aggettivo lo usiamo o non lo usiamo? È troppo forte o va bene? Lei mi indirizzava e mi ricordo proprio la frase, è la chiusa della scena, per chi vedrà il film stasera più tardi, c'è questa cosa molto, molto camusiana proprio, no? Dell'umanesimo di Camus, perché diciamo che quello che si sta oggi rivalutando in lui è proprio l'umanesimo, il fatto che lui non è mai stato contrario alla rivoluzione algerina, alla libertà degli algerini, era anticolonialista totalmente, però diceva: questo dovrebbe essere un argomento politico, questo dovrebbe essere un fatto da risolvere tra i presidenti di un paese e i presidenti di un altro, cioè non dovete spingere la gente a mettere le bombe, perché le bombe non servono a nulla se non a uccidere innocenti. Questo è il suo pensiero. E lui viveva, non lui, viveva un'altra parte di sé, la sua madre viveva in Algeria, perché la madre non ha mai voluto allontanarsi da Algeria. Cioè, c'è nel film mio una frase che adesso non mi ricordo più se l'ha detta lui o l'ho detta io, cioè: è bella Parigi, ma non ci sono gli arabi. Allora adesso mi ricordo che mentre giravamo e io dissi a Gamblin di dire questa battuta, ricordo che Gamblin mi guardò e mi disse: ma proprio se andassimo a Parigi oggi avremmo solo arabi, cioè. Quindi però in quel momento credo che questa sia stata una battuta molto 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 forte per la vita di Camus, non per il mio figlio. E poi ecco, io mi sono preso una libertà, l'unica libertà vera che mi sono preso nei confronti del libro, è quella di andare dentro i caratteri degli algerini, e credo che la sequenza più, almeno per me, più forte del film sia l'incontro
in carcere tra il padre e il figlio, cioè il figlio terrorista che viene visitato dal padre, amico di Camus, compagno di scuola di Camus, perché si vede nell'infanzia il rapporto un po' d'amore e odio tra loro due, e questo chiama Camus e gli chiede di intervenire per salvare la vita al figlio. Camus cerca di intervenire e appunto non si risolve nulla. Una cosa che io ho aggiunto è un dialogo tra padre e figlio che anche nella versione italiana è lasciato in lingua araba ed è quindi un approfondimento proprio di questo aspetto. Non voglio dire che io ho preso le parti di uno dell'altro, no? Ma ho voluto scavare come avrebbe fatto Camus proprio nell'anima algerina. E questa sequenza, che per me è fondamentale, nel libro non c'è. Nel libro non c'è, stata una licenza poetica che tra l'altro è stata molto apprezzata anche dalla mia giudice suprema, che è la signora Camus, e che devo dire che è stata anche la sequenza più apprezzata a Toronto. Cioè è strano, per esempio, no? Quando il film è uscito a Toronto, l'accoglienza è stata talmente calorosa, ma talmente bella, enorme, che davvero ci aspettavamo, non dico un grande successo, ma non questa indifferenza e questo disprezzo, no? Cioè questo liquidarlo.